in Italia la ricerca era un po' la Cenerentola per tanti motivi, ma io penso che sono proprio i cittadini che devono valorizzare la ricerca, devono essere sensibilizzati su questo. Credo che l'emergenza Covid abbia dato un segnale, abbia dato una nuova sensibilità delle persone verso la ricerca. Adesso però è compito nostro metterla in positivo e quindi fare in modo che non ci sia una delusione da questo, ma che anzi crei sempre più fiducia nella ricerca. Dobbiamo avere la forza di rimboccarci le maniche, di lasciar perdere discorsi che magari sono poco attenti al futuro del nostro paese e di lavorare insieme. Questa è una forza importante. Come dice il Papa, nessuno se la cava da solo. E la sfida è quella di fare del nostro paese il paese che è, un paese che ha tanto riconoscimento. Siamo molto più apprezzati all'estero che non da noi stessi e questo è importante anche recuperarlo. Questa struttura è veramente l'emblema di questa sfida, perché è stata sfidante a se stessa, come è stata costruita, come è stata ideata, come è stata disegnata, ma si fa qui perché qui c'erano la possibilità e le competenze per farlo. E queste c'erano perché c'è comunque una struttura di ricerca che è capitanata dall'università, ma che ne ha anche altre come gli enti di ricerca, molto forte, altrimenti non si sarebbe potuta fare. Io credo che le università abbiano un ruolo, oltre a quello primario di insegnare e di fare ricerca, anche di punto di riferimento dei territori. E sicuramente questo è l'esempio, forse lo porto sempre in giro per l'Italia perché Camerino è l'esempio più lampante di questo. Ma lo hanno proprio perché si occupano del futuro e dei giovani attraverso la ricerca portare sempre dei miglioramenti per l'uomo, perché poi alla fin fine la ricerca è fatta non solo per curiosità ma anche per migliorare le condizioni di ciascuno di noi. Questa è una struttura per una ricerca del terzo millennio, una ricerca di grande prestigio, una ricerca di livello, una ricerca che ci porterà sicuramente ad essere ancora uno dei migliori atenei d'Europa. E sulla ricerca investiremo ancora pesantemente, perché questi laboratori dovranno portare tanti risultati, tante occasioni di collaborazioni con atenei italiani e atenei stranieri. Forza. Il ministro ha detto bene, la forza l'abbiamo dimostrata in un momento difficile come quello del dopo sisma. Adesso quella forza lì la dobbiamo consolidare, dobbiamo renderla, diciamo, intrinseca al nostro essere, al nostro essere quotidiano. E ce la metteremo tutta perché abbiamo tanti compiti da assolvere, ma soprattutto mi è piaciuto un passaggio del ministro quando ci ha fatto capire che dobbiamo pensare a chi verrà dopo e dovremo lasciare questa struttura nelle mani di persone che sapranno gestirla e sapranno ancora farla crescere più di quanto non sia cresciuta finora. È possibile costruire qualcosa di importante, grande e di qualità in un tempo ragionevole. Siamo riusciti a fare questa opera in poco più di 600 giorni. E 600 giorni sono tempi che sono oggi inimmaginabili, talvolta in 600 giorni non si riesce a far partire una pratica. Ecco, noi ce l'abbiamo messa tutta e l'abbiamo costruita, credo che i risultati siano più di quanto io possa dire, parlano le immagini, no? Parlano quello che vedono i vostri occhi. È qualcosa di assolutamente unico. La progettazione è stata fatta dai nostri architetti, dai nostri ingegneri e quindi qualcosa veramente per cui siamo molto ma molto fieri, orgogliosi e felici. Siamo un paese che è in grado di esprimere delle eccellenze non comuni. Talvolta quello che manca è la capacità e la voglia di mettersi insieme. Noi come sistema di protezione civile questo lo sperimentiamo tutte le volte che entriamo in campo. Il nostro obiettivo è quello di mettere insieme per i nostri ambiti, le nostre attività, il sistema scientifico, per esempio, anche nelle ultime ore si dibatte molto, no,
famoso emendamento che in qualche modo va a colpire l'unità della parte scientifica del sistema. Beh, noi dobbiamo difendere il sistema, dobbiamo difendere le diversità nel sistema, il coordinamento. Quindi il futuro deve essere positivo se siamo pronti e predisposti a ragionare mettendoci insieme. Io non vedo difficoltà se noi riusciamo a mantenere la capacità di lavorare insieme. Beh, questo risultato riempie di soddisfazione non solo tutta la governance, ma tutti gli studenti. Io ho avuto modo di sentirli questi giorni e mi hanno espresso grandissima soddisfazione per questo risultato, perché, insomma, studiamo in un Ateneo eccellente.